Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sto registrando questo video subito dopo aver fatto altro. Non ci siamo riposati al falò e non c'è più il telefono che squilla, un sollievo per le mie orecchie. No! Avrei trasferito il backstab dato che ci sono loro! Odiosi! I cani sono gli esseri peggiori di tutto Dark Souls, che poi in Dark Souls 2 sono diventati delle pippe allucinanti. Però, che ci volemo fa? No! No! Sì, vabbè! Devo far fuori prima... No! Sono stato un coglione! Liberati, liberati! Brutto bastardo! No! Dai, attaccami! Dai! Dai! Madonna mia, il rischio proprio. Ah, accidente. Eh sì, vabbè, che è sto schifo qui. Perché? Perché ho ripreso Dark Souls? No. Sento rumori brutti. Ah, mi stanno spawnando. Dove devo andare? Aiuto! Laggo! Oh, anime. Oh, sì, vabbè, salve, ciao. Dai. No, non l'ha presa. Liberati. Liberati. Naggia. Oh, come ti odio. Porca miseria, hanno 400 HP questi. Ma oh, chi è quel mona che viene qui e mi fa la presa e rischia di ammazzarmi, dico. E quello lì è una specie di tumore, credo. Che cos'è quello schifo? Non ho mai capito che razza di roba sia quell'oscenità. Scendi se cazzo de scale, per please. Dove sono? Oh! Ciao! Ah, te sono ben contento di ammazzarmi. Oh, grazie, robe utili! Che bello, esistono a Brighton robe utili. Oh, che palle che sei tu. Oh, e miralo. Ok. Ah, ok, non hanno 400 HP. Ok. Qua... Ok, mi ricordavo bene, scudo dell'aquila. Che è uno scudo torre più o meno. Che non ha il 100% di difesa fisica, mi sembra che ha il 95. Però è comunque un buon... Non riesco a parlare proprio. Comunque come scudo è valido comunque, non è che... Non è la prima merdaccia che arriva. No, è comunque un ottimo scudo. Ottimo. Cioè, poi dipende ovviamente dal PG che hai, eccetera eccetera. Ma oh. Io... salve. Ha! Adoro sfruttare le scale in questo modo. Morice. Mi dia tutto, mi dia tutto. Ok. Oh. Oh. E tu da dove esci fuori, eh? Dica, lei. Che fa? Mi salta così all'improvviso da dietro e muore. Ok. Non voi! Perché proprio voi? Attacca, bravo. Ok, poco alla volta, dai. L'abbiamo incastrato ormai in questo moveset qui. Ehi, okay, bravo, sì, dammi le spalle. No, stavo scherzando. Bravo così. Naggia, no, credevo di ormai farlo fuori. Ah! No! Ho creduto di essere morto! Giù! Escrementi. Non ho più la forza di credere nel randello lì. Ehi tu! Merdaccia, dico! E tatti calmo! Di washotto col Perry. Per fortuna sì. Ok. Potrei fare tranquillamente uno shortcut da qui, per arrivare da quella hug. O meglio, al prossimo falò, che... Io potrei cadere da qui, però... Ah, voglio togliere sta nebbia. Perché? Perché mi sta antipatica. Così alla cazzo. E dove sono spuntato? Ehi, ah, che scale. Dove si scende normalmente. Facciamo così, dai, seguiamo il percorso vero e proprio. Poi, se casomai non riusciamo ad arrivare a bla bla bla, eccetera, al prossimo falò, usiamo shortcut a non finire, tanto che ce frega. Non dobbiamo fare una perfect run. Questa non me la ricordo. Ah sì, ok.
ok. Ho collegato tutto, tranquilli raga. Oh no, ora ci sono questi schifi. Oh, hanno equilibrio a zero? Perché se è così allora è più semplice di quanto sembra, colpiscili! Naggia, oh, il raggio di questa spada non è proprio... ma levati da dosso, levati! Okay. Che palle. Vai, scendi. Qui, qualcosa di utile mai nella vita. Cosa ho fatto? Non posso più usare le scale per scendere. Ah, nessuna imboscata? Mi ricordavo che c'era tipo il finimondo qui. Vabbè, no, sbrigate, sbrigate, scendi, 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 pigliate lo scudo, pigliate lo scudo, pigliate lo scudo, pigliate lo scudo, pigliate lo scudo. No, giù questi. No, no, lo sapevo. Cazzarola. Muschio purpureo. Devo usare l'altro, devo usare l'altro. Rosso fiorito, usa. Ok, ottimo. Buono. Per chi non lo sa, il purpureo cura solo dal veleno. Non dalla tossicità. Questi? Ah, ok, questi si buggano così. E... oh, robe. Dimmi che sono migliori delle mie, per piacere. Col cazzo. Ma perché? Veleno. Penso che dovrei mettermi qualcosa contro il veleno. Quanto ho di equilibrio? 26, quindi non... alla fine ho un equilibrio di merda. Facciamo una cosa. Questo quanto dà di equilibrio? 5. Facciamo che mi proteggo un po' dal veleno. Perché qui... 11... 12, questo, quello del ladro. Mi hanno dato una fiaschetta Estus così alla cazzo. Ehi, tutto fa brodo. O dipende, se non vi piace il brodo potrebbe fare suo, però. Basta, ok, mi sto zitto. Che palle che sei. Mori. Schifo. Che poi non so voi, ma a me sti cosi fanno veramente schifo. Io ho proprio degli insetti, io non li sopporto gli insetti, è una cosa... No! Dai, ma sono sceni. Che? Ma andate via voi. Ah, ecco perché mi fa schifo. Anche perché mi fa schifo Blyton. Perché? Dai, è osceno. No, non voglio cadere mai. Non voglio cadere. Però se maga... Ti ho visto. Ti ho visto però. Oh, ok. Sta arrivando anche l'altra. Facciamola arrivare tanto. Finché sta lì, bella lontana. Non ci dà problemi. Salve. Sisna, attacca. Attacca, dannazione, attacca. Bevi. Beva. Bevi. Bevi. Ciao, ciao Antonio. Ecco, ti saluto in video. Boom. Boom. Ok. Ok, nel frattempo te sei arrivata. Ma vaffanculo, se non mi piglie, se non mi colpivi non eri contenta, eh. Oh, qua. A proposito, non è che... sempre midroll. Accidenti. Vaffanculo, come cazzo le odio a voi. Allora, il falò sta... allora, lì c'è il grande vuoto. Ci andremo molto, molto più avanti. Lì c'è il prossimo falò. E tu sei un figlio di puttana. Corriamo! E si corre, si corre, si corre. Correre è una parola grossa qui, eh. No! Cazzo, mi dovevo fermare qui. Vabbè, tanto qui c'è il falò, qui c'è il falò, qui c'è il falò, qui c'è il falò, qui c'è il fottuto falò. Accendi sta merda. Accendi, 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 riposate, riposate, riposate. Piate pure un'umanità, va. Vai, ravviamo anche questo. Brigate che stanno a venire gli schifi. Brigate che stanno a venire, ok. Vai, si sale di livello. E... che ci mettiamo? Facciamo che arriviamo con... ok, forza a 20, già. Oh, io un... sono io orbo. non abbiamo ancora piromanzie, mi sembra. Quindi appuntarci la... ah no, ok, già abbiamo uno slot, quindi vai. Alziamoci un po' la vita perché ne abbiamo... il mio obiettivo è arrivare a 20 vitalità. Poi la lì sto a posto. Ravviva la cavolo di fiamma. Non abbiamo piromanzie da armonizzare, quindi a posto così. Io questa qui la userei anche tanto. Hey. Sono anime. Non mi togliere il menu però, perché mi offendo. L'anima che ho trovato lì. Ecco, questa. Usa. Dai, ah, peccato, credevo di fa... che cazzo fa il Dexter? Vabbè. Andiamo qui, che qui dovrebbe esserci la scaglia di drago. Le scaglie di drago servono per potenziare, appunto, le armi del drago. E la nostra è una spada leggera del drago, quindi... oh yeah, baby. E non è un Mimic. Perfetto. Dammi qua. Scaglia drago. Perfetto, quando torneremo su... a proposito, abbiamo titaniti? No, vabbè, non ci credo.
Ho tutti i tipi di titanite tranne quella normale. La lastra, ma vabbè, la lastra a me serve. Mi serve la titanite normale. Devo potenziare la fottuta Claymore, uffa. Giusto, se vedo che contro quell'Hag la nostra spada non gli fa un culo, passerò a usare la Claymore e userò la resina dorata per renderla elettrica. Scusate un attimo. Ok, ogni tanto devo controllare la durata dei video, siamo a 10 minuti, quindi tutto ok. Andiamo e vediamo di scoppiarla già da adesso quell'Hag. Ma... aspetta. Forse sarò io. Ma qui non doveva esserci Mildred? Io mi ricordo che... ah, ecco, bene. Mi sento meglio proprio dentro, però dove spa... ah. Vieni in fretta, vieni in fretta. Ok. Ciao Mildred, ciao Mildred. Mannaia, è una gran bella arma la mannaia, raga. Però sei poco resistente. Scusa, giusto per fare una prova. Ok, a posto. Sì, vabbè, vedrete delle prove di Perry nel mio let's play. Muori. E Mildred ci saluta. E tu se non mi colpivi non eri contento. Ok, facciamo togliere sta scritta. Vaffanculo questi. E sleva sta scritta, grazie. Ok, un'umanità e... tre umanità e... ah, ah, ah. Ciao mannaia. Dov'è? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Non mi ricordo neanche qua. 90? Ricordavo fosse effettivamente un po' più forte, ma... dopotutto è comunque una zona non avanzatissima questa, quindi... Army overpower, diciamo. Come cazzo odio sti insetti qui. Ok, ora facciamo una bella corsa, eh. Via 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 via. Fermati qui. Perfetto, vai, ripiate. No, cazzo 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 cazzo. Minchia, come cazzo lagga sta zona. Pia qui. Grande anime. Ok, sono comunque anime utili. Ehi, devo andare lì giù, devo andare. Ok, vai qui 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 qui. Madò, se avessi il fottuto anello per camminare nell'acqua più velocemente, madò. L'acqua poi, questo è fango e merda. Questa è melma velenosa, per essere precisi. E ora una bella corsetta, sperando che quegli stronzi lì non mi colpiscano. Voi siete odiosi, siete odiosi. Beh che non mi fate niente di danno praticamente, però ehi, siete fastidiosi. Ok, si corre, si corre, si corre, si corre. Si corre. Stai cammina, vabbè. Ok, arriva qui. Ok, ci curiamo quando siamo dentro, ok? Ah! Corri! Cazzo, è vero che nella melma non posso saltare? Corri, 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 corri,
distruggere, mi vogliono distruggere, mi vogliono stuprare proprio qui. Ah. Ok, dov'è? Dov'è? Ok, questo. Ok, perfetto. Come vedete questo era veleno, quindi il muscolo purpureo purpureo ci ha curato. E questi se li attaccate escono schifi che vi danno 18 anime a botta, quindi vi sconsiglio veramente di attaccarli. E ciao Mildred. Cannibale Mildred, eccolo qua. Solo sconfiggendolo potrete evocarlo, altrimenti dovrete farvelo da solo. Quello che comunque alcuni non sanno di Dark Souls è che se evocate White Phantom alleati, cioè, i boss hanno un pochino più di vita. Quindi notate che Mildred è un discriminato, perché non è equipaggiamento. Ha lo scudo, quello là di legno, quello del discriminato appunto. E ha solo il sacco, che probabilmente avrà droppato da quei macellai lì. Scusate un attimo. Ok, 14 minuti di video, quindi a noi. Ciao a Quelag. Non è che... Uiii, sì! Non è che a sto punto... Dato che Quelag allora fa danni da fuoco... vediamo un po', dov'è difesa da fuoco? 8, 10 quella del viandante. Ok, quella del viandante. Questo poi vediamo un poco. 26? Ok, vai. Mi sa che dovremmo vestirci da viandanti a sto punto. A sto punto. Pundo. Cazzo. Ok. Fuoco, fuoco. 15. Perfetto. E fast roll. Yeah. Ottimo così. Siamo praticamente un viandante adesso.
Devo ammettere che non siamo male, a parte per il nostro sorriso malefico. Ma ehi, siamo sexy, quindi... Ah, come siamo messi a scudo? Quanto fa questo di difesa dal fuoco? 65, credevo peggio. 60, 45, infatti questo mi ricordavo avesse un'ottima difesa elettrica. 70, benvenuto scudo santo. Quindi per questo boss useremo lo scudo, questo qui. E ora vi lascio la cutscene. Molto bello, vero come boss? Ah, cosa fa l'esplosione? Perfetto, vai. Come vedete, questa bastarda, ma buona, ha una difesa veramente eccezionale, quindi... Oh, merda. Merda. Mi dimentico sempre che io non ho tutta l'arena disponibile, cioè o meglio tutto lo spazio del mondo disponibile. Quindi, Da notare poi Mildred, l'intelligenza artificiale che la fa camminare nella lava. Perché? Perché sì? Ecco, io che la manco così. Io... Bravo, bravo. Questa attacca... Brava, anzi. Mi dimentico. Scusi. Lo sapevo. Boom. Mi sa che forse farei meglio a combatterla senza target a lei. Esplosione! Ah, no. Devo ancora imparare a riconoscere il suo moveset, lo ammetto. Che l'ho affrontato una volta su... Porca troia. L'ho affrontato una volta sola a lei. Ecco, brava. Prenditela con Mildred e lasciami sta. Merda, questa è l'esplosione. Mildred però. Però è da notare che ha una bella resistenza, ehi. Ehi, gli fa danno. Cioè, ehi. La forza della mannaia. Anche perché probabilmente Mildred avrà le caratteristiche giuste per far scalare al meglio quella mannaia. Perché ogni personaggio può ha appunto delle caratteristiche come noi. Sì, sto parlando così alla cazzo mentre affronto Quelag, lo so. Fatto una coglionata! Bevi! Bevi! Ok. Ah, giusto. A volte per curarmi, lo so, potrei prendere l'umanità, perché le umanità aumentano anche la possibilità di droppare qualcosa di utile. E aumentano, mi sembra, anche un pochino la difesa. E Quelag ci saluta. Grazie a lei per essere passata e ci vediamo alla prossima. Anima di Quelag. Questa è la prima anima di boss che abbiamo, raga. Già. E umanità gemelle. Perfetto. Grazie Mildred, sei stata veramente utile. E sì, alla fine lo scudo non l'ho neanche usato, però minchia le 20.000 anime, quelle poi... Ah, diventeremo delle bestie. Quindi io mi riequipaggio questo. Possiamo anche tenerci questo come equipaggiamento. Equilibrio 0? No, neanche per il cazzo. Torniamo sexy come prima. Ok, vediamo equilibrio. Ah, 5. Il massimo che posso avere è 5. Seriously? Vabbè, io nel frattempo mi rivesto e ci becchiamo dopo. Perfetto, siamo o non siamo sexy mutandoni? Perché effettivamente quelle sono delle mutande. Cioè, però vabbè. Che schifo. Che oscenità. Ok. Quindi andiamo qui. Questa è la seconda campana del risveglio. Vi ricordate che abbiamo suonato quella là dietro i gargoyle? Questa è la seconda. Vi lascio alla cinematic. Non cazzi, mi imbroglio spesso. Quindi ci ribecchiamo faccia a faccia tra un po'.
E voilà, osso del ritorno. Quindi noi ora potremo scendere anche da qui, però. Cioè. Non si muore, ragazzi, tranquilli. Vabbè, quando l'ho fatto io per la prima volta avevo più vitalità. Però. Comunque non si dovrebbe morire, perché su Dark Souls 1 è un danno percentuale. Non è fisso come sul 2. E memoria non fallire. Ok, perfetto. Whipsy! Oh, e ciao Angie! Parla. Oh, dear. Sì, sì, sono un nuovo servitore, sì. Dovrei portare le uova di... essere ignobile. Potrei spiegarvi perché lo odio tanto. Però... vabbè, sì. La causa, diciamo, di tutto quel veleno che c'è qui a Blighttown è colpa sua. Colpa sua. Ora scopriremo anche perché. Questo è un falò già acceso. Ok, vabbè, dai, parliamo con lei innanzitutto. Oh, non ho anime della guardiana. Potrei stringere il patto con lei. Lo stringerò. Sì, certo. Perché... no, vabbè, non spoilerò. Non spoilerò. Spiegherò poi più avanti cosa andremo a fare. Il mio obiettivo non era questo. È un altro. Poi vedrete. A che fare con questo? Lei non parla la nostra lingua. Infatti, se indosseremo un anello che in futuro ci verrà dato, non ricordo quale. E... ok, sto premendo cose alla cazzo. Per cui possiamo uscire. Sediamoci tanto. E da qui in poi possiamo armonizzare la roba. Questo non possiamo armonizzare per quale motivo? Ah, giusto, servono due slot. Però... minchia, è una gran bella pala di fuoco. L'arte della fiamma del caos che inghiottì la strega di Izalith e le sue figlie. Se hai una palla di fuoco del caos, la fiamma del caos può fondere la pietra producendo una fugace sfera di lava. Ah, Izalith, non è lei. Lei si chiama Quelan. Vedremo in tutto il futuro, ragazzi. Tutto in futuro. Questo falò qui già ci dà 10 fiaschette, mi sembra. Ecco, infatti, il rito segreto che poi prenderemo più avanti, eccetera, eccetera. Ora, vitalità 20. E siamo a posto così. Ok. Ora non ho intenzione di pompare più la vitalità, a meno che non sarà necessario. Ora parlando con te dovremmo... ecco, infatti, Eh? No, non... non ho parlato con Laurentius! Non ho la fiamma della piroma... coglione! Però come vedete ho... dov'è? Questa. La coda del drago... famelico. Guardate com'è bella. Stupenda. Whata! Sì, non ho la forza minimamente... non ho minimamente la forza necessaria per usare sta bestia. 50 forza! Ehi! No, il mio obiettivo non è affatto arrivare a 50 a forza. Il mio obiettivo è quello di usare la spadone del re cavaliere. Se riusciamo a dropparlo. Se no, possiamo tranquillamente usare la claymore, perché è un'ottima arma. Comunque, mi sto dilungando troppo. Quindi tu non mi servi più. Nel prossimo episodio torneremo al santuario delle gambe del fuoco. Parleremo con Laurentius e andremo nel luogo che hanno sbloccato nella cinematica precedente. Ci vediamo alla prossima.